si incendiò e poi silenzio. E gli avvoltoi le case sopra la città senza pietà. E quindi la mia prima domanda strana è questa. Sì. Se tu dovessi tifare una squadra di calcio soltanto per il colore delle maglie, di quale squadra saresti tifoso? Di quale squadra sarei tifoso? Sì. Soltanto per il colore delle maglie? Sì. L'Inter è... Aspetta, no, che cazzo dico? La Juve è un completo gessato, quindi ovviamente voto per la Juve. Okay. Max, Dionisio... Dioniso, scusa. Che ne penso? È un dio simpatico. È paffuto. Nerone era pure abbastanza pazzo, non lo sappiamo. Era, magari secondo me era eccentrico, secondo me era tipo un miliardario inglese. Cioè tu diciamo. Avevi le posate a disposizione e ti sei mangiato la pasta con le mani. Io e non l'hai nemmeno riscaldata. Non ho trovato la forchetta. Sei un gretto, Gabriele. C'è uno stipetto, tu lo dici e trovi la forchetta. Non ho trovato lo stipetto. Non l'hai cercato, Gabriele. Non ho cercato lo stipetto. Non hai cercato lo stipetto, un po' come meglio. Fai a non perdonare quella faccia? Sì, ma piuttosto se mangia con questa sincerità a mani nude, io sì. Dico, ma si mangia il pollo perché non la pasta? Vaffanculo. Massimo, sei un gatto persiano. Miau. E tutti Mario Droga, Mario Imperatore della Droga, Mario Dromedario, Mario Droghiere, Dreamer Mario, Droga Mario. No, ragazzi, la Fiorentina è quella viola, vero? Sì. Allora sì, no, sì. Scelgo lei, non scelgo più la Juve. Scegli la Fiorentina? Sì, perché il viola vince su tutto. Milionaria più buona rispetto alle altre. Rispetto alle altre che fanno invece, che sono invece cattive, sì. Come tutti sanno. Perché? Cosa? Ma perché barano ovviamente. Esatto. Non hai visto la partita X? Dove hanno barato ovviamente? No, stavo bevendo la birra con i miei amici maschi al bar. Ricordiamo un po' di cose che non si possono fare su Twitch. Jacopo, esponi il regolamento ai ragazzi. Il regolamento di Twitch. No. Non dire mai la parola che inizia per fr. Sharknado, l'avete visto Sharknado? Io ho visto Sharknado. Certo, tutti abbiamo visto Sharknado. Sì. Non l'hai visto Sharknado? Io no. Ve lo faccio vedere, no, ragazzi. È il film migliore di sempre. Sharknado. Che è tutto. Cioè, oggettivamente è un film bello, si può dire. Nel senso, veramente si può dire un film bello. Ci sembra la parodia, capito? Da dove viene? Bellissimo questa scena. No, aspetta, c'è la mamma dentro? Bellissimo. Il miracolo della vita. La potenza di questo film. Di che, cioè, si parla? Questi. Gabriele. Ma dove eri? Mi ero perso un attimo. Si parla ancora di squali. Minchia che palle. Durante questo periodo abbiamo tutti imparato ad avere più coscienza di noi stessi. Minchia. Cioè, correggimi se sbaglio. No, minchia. Tu, io... no, nel senso tu cosa... Nell'ultimo anno ho pensato un sacco a me. Ma veramente un sacco. Beh, perché siamo stati da soli tanto tempo. Sì. Ma voi eravate proprio da soli? No, io no, con la mia ragazza. Io ho passato il mio tempo con Gabriele. Ma veramente? Eravate in quarantena together? Sì, yes. E tu? Io ho passato il mio tempo con i miei pensieri. Ho pensato che quando tutti parlano della propria quarantena è molto diversa dalla mia. E non riesco molto a empatizzare chi stava con i propri pensieri. Certo. Perché io riflettevo su me stesso, ma specchiandomi in una persona e ragazzi costantemente. Cioè pure quello comunque è portato all'estremo in una situazione inedita. Non è che convivi con una persona, sei costretto a conviverci. Quindi... Se per me è A e per te è B in una situazione di quarantena, non è B ma è diventata una Z. Era niente, ma anche quando non pensi a niente. Gabriele, io sono, come si dice, io sono sconcertato dalla tua mancanza di interesse in questo tipo di argomenti che dovrebbero riguardarti in prima persona. Ma tutti difendono Gabriele nonostante abbia fatto resistenza, Gabriele, a tutto il nostro salotto. Gabriele, com'è possibile? No. Mi spiegate perché vi siete schierati a favore di Gabriele? Mi scuso per essere stato... Guardalo come flex anche, guardalo come flex, che ti fa così. Ragazzi, soia, i bottini di primavera, nudo integrale, riso, spaghetti di riso.
Alexa, le luci studio verdi, Alexa. Alexa, subito. Là dietro è diventato un pane. Alexa, ah? Voglio le luci porpora. Non esistono. Viola, arancione, rosso, giallo, blu. Alexa, luci studio indaco. No, no, no. Massimo, fa una bravo. Ti sei ordinato la pizza, vecchio porco? Guardate il cinese. Da solo il cinese. Basta. Ma diteglielo bravo, diteglielo bravo. Ma io lo so, Gabriele. Tra l'altro non sapevo che c'era pure la consegna, ho pagato pure di più. No. Paradisiaca, naturale, appunto. E poi arriva. Diego, se ordini anche tu qualcosa da Spontini. L'ordine che paghiamo di meno. Voglio ascoltare la fine del racconto di Mario. Hai ragione, sono stato una bestia. Diego. Ma figurati. A quanto pare è un codice comune. Oggi non volevo essere così. È la fame che mi ha fatto mangiare. Oggi mi sento sbarazzino. È la fame che mi ha fatto parlare, mi dispiace. Tu sei completamente uno zombie in questo momento. Ti sei preso il raviolo al vapore, gli involtini primavera. E poi che hai là dentro? Anch'io. Spaghetti. Hai gli spaghetti. Volete? Sì. Prendi una forchetta. Pure io dietro. Voglio dire una bella carnosa. Allora ordina tu. Io non ce l'ho già spicci. Già, a me. Mi do spicci, vi do i soldi. Mi do spicci. Spero che Giampiero non se ne accorga. Max, sai cos'è un poggers? No. Cioè, l'ho sentito ma non so che cos'è. Can be used for anything. È un epic word. Ci hai mangiato la granita più delle patatine? La granita più delle patatine penso che sia uno scempio soltanto a crearla. Buonissimo. No, aspetta. La granita. Ma come puoi congelare il giustere e dargli un sapore? Con le cose chimiche. Tu dici che c'è un composto chimico che potrebbe insaporire una granita al giustere? Hanno fatto un vaccino, certo, che salverà il mondo in un anno. Credi che non fanno il gusto chimico del giustere? Ma guarda che in realtà l'eternità svilisce tutto questo. È stupido, è brutto. È bellissimo pensare che un giorno chiuderemo gli occhi per sempre e basta. Perché dà molto valore alla nostra avventura umana, alla nostra vita. Cioè tu dici la limitatezza nobilita la vita. Ma a parte nobiltà della vita, è proprio il fatto la rende degna di essere vissuta. Cioè la felicità eterna ci renderebbe animali. Animali. Vero. Condivido pienamente. Ti saluto, okay. Jacopo. Ti saluto, ciao ragazzi. Ciao Jacopo. Ciao belli. Ci vediamo. Ciao. Ci vediamo presto. Prestissimo Jacopo. I ragazzi stanno diplomando. Sono diventati ragazzi grandi. In quella famosa accademia che in quella che si trova nell'omonima via. Accanto alla scala che avevi chiesto da mai. State per diventare attori certificati. Sì. Allievi attori, sì, allievi attori. Avete... Se cosa? Se tu mi sposassi! Madonna, che roba d'oratorio! Non ti occorre altro! Mai! Mi sono rotto il naso! No! Adesso scenicamente faccio così. E mi copro. Eccomi. Mi copro dal fatto di avere il sangue. Jeff, questo è il mio migliore amico e vedi come mi guarda adesso. Il sangue mi sta colando. Mi nascondo dietro Gaston e a un certo punto scappo. Forse te la ricorderai. Siamo amici da così tanto tempo e non ti ho mai raccontato la storia della Yellow Pecora. Ok. Vai. C'era una volta questa Yellow Pecora. Era l'orgoglio del gregge di questo buon uomo, un contadino molto anziano. A un certo punto questa pecora scomparve. Rimasero tutte queste pecore nere, bianche. Ma non c'era più la Yellow Pecora, l'orgoglio del gregge. Quindi il contadino mandò il primo figlio,
e disse: vai a cercare la Yellow Pecora. Io mi fido di te. Questo ragazzo va a cercarla, ci impiega un anno intero, torna, lo guarda sconsolato e gli dice: papà, non sono riuscito a trovare la Yellow Pecora. Il padre lo guarda, lo accarezza e lo uccide. Lo sgozza. Perché non è riuscito a trovare la Yellow Pecora. Certo. Quindi manda il secondo figlio, quello di mezzo. Un valore emotivo molto alto. Sì, certo, è il suo orgoglio, è l'orgoglio di tutta la famiglia. Quello di mezzo, il più portato mentalmente. Lui ce la farà. Va, promette al padre che troverà la Yellow Pecora e scompare per 3 anni. Sì. 3 anni. Torna, visibilmente commosso, sconfitto, vergognoso. Gli va a dire: papà, ho messo 3 anni della mia vita, ma non sono stati utili per trovare la Yellow Pecora. E il padre lo uccide. Arriva il terzo figlio, il più simile al padre per attitudine e per fisico. Vai, dice: papà, io ce la farò. Impiegherò tutta la mia vita a cercare questa benedetta Yellow Pecora. Fidati di me. Torna 20 anni dopo. Il padre è ancora vivo, lo attendeva. Lui visibilmente cambiato, ha una barba lunghissima, non si cura più, è uno sguardo truce. Gli dice: padre, non sono riuscito a trovare la Yellow Pecora. E lui lo uccide. È finita. È finita. È finita. Ah, fa riflettere questo qua. Io c'ho una storia. Vai. Allora, ci sono due bambini che giocano a nascondino. Ok? Allora, Filippo, ok, si chiamano Filippo e Gina. Ok? Allora Filippo fa: va bene, mi nascondo io. E corre a nascondersi quando Gina nel frattempo conta. A Gina si gira a questo parco, no? E fa: vabbè, dove sarà? Cioè, ci sono 3 posti dove nascondersi. C'è lo scivolo, c'è il cespuglio, c'è questo muretto. Guarda dietro il muretto, non c'è un cazzo di nessuno. Guarda dietro lo scivolo, non c'è un cazzo di nessuno. Sente dal cespuglio. Corre a vedere dietro il cespuglio e sai cosa ha trovato, Diego? La Yellow Pecora. Questa è la storia della Yellow Pecora. La Yellow Pecora era nell'altra storia. E adesso l'hai trovata, Gabriele. Hai trovato la Yellow Pecora. Forza Dio! Inter! Yes. Ciao! 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 Gabriele.